Ciao a tutti, io sono Roxy e in questo video vi voglio far vedere come trasformarvi in Louise di Zero no Tsukaima. E come prima cosa dobbiamo cambiare il colore dei nostri occhi, quindi lenti colorate rosa. Dopodiché passiamo al primer che vado ad applicare su tutto il viso con le mani. Poi passo al fondotinta che applico invece con la mia Beauty Blender. Ora applico un pochino di correttore sotto l'occhio con le dita e poi fisso il tutto con la cipria. Prima fisso il correttore e poi il resto del viso. Ora vado ad applicare un pochino di blush nella parte alta degli zigomi e poi prendo questo highlighter, questo illuminante, e lo applico un pochino più su del blush. Poi prendo questa matita rosa e vado a ridefinire e ridisegnare le mie sopracciglia. Per colorare ancora di più i peletti delle mie sopracciglia vado ad aggiungere anche un rossetto rosa chiaro. E poi nelle parti che sono troppo chiare vado ad aggiungere questo rossetto rosa un po' più scuro. Poi applico il primer per gli occhi su tutta la palpebra e vado ad applicare questo ombretto rosa sulla palpebra mobile. Poi prendo questo ombretto bianco e lo applico nell'angolo interno e sotto le sopracciglia. Poi prendo questo ombretto marrone e lo vado ad applicare nella piega, sfumando verso l'alto. E poi prendo l'ombretto nero e lo vado ad applicare nella parte esterna dell'occhio, sfumando anche un pochino sotto. In pratica vado a creare un triangolino, una specie di freccia, che dalla mia piega punta verso l'esterno. Dopodiché prendo un pennello da sfumatura, un pochino di ombretto marrone e vado a sfumare il nero e il marrone insieme, sia nella piega che sotto l'occhio. Ora faccio una linea sottile sottile di eyeliner. Mascara sopra e sotto. E il trucco occhi è completo. Se lo volete un po' più intenso, ora è il momento delle ciglia finte. Metto la colla, aspetto qualche secondo e poi vado ad applicare le ciglia finte il più vicino possibile alle mie ciglia naturali. Mentre la colla si asciuga, passo alle labbra. Prima faccio il contorno con la matita rosa. E poi all'interno vado a mettere questo rossetto rosa liquido. Alla fine, per fare gli occhi un po' più grandi, ho deciso di applicare anche questa matita avorio nella parte interna dell'occhio. E il trucco è completo! Ora ci servono i capelli rosa. E voilà! Il mantello e il laccetto rosso li ho presi su Amazon. La camicia in un negozio dell'usato, la gonna e le parigine sono di Sammy Dress, le scarpe sono di Rose Wholesale e se volete vedere come ho fatto il medaglione fatemelo sapere nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, qui vi lascio altri due video di cosplay, saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet e se volete la maglietta, la felpa o il poster con il virtual hug trovate il link nella descrizione. E noi ci vediamo alla prossima, felice cosplay! Muah!